Arriva Alfano a Castelvetrano, un incontro importante quello di oggi, in una città come Castelvetrano arriva un ministro importante. È una data storica per la mia città e quindi non per il sindaco della città, bensì per l'intera comunità. La prima visita dalla nascita dell'Italia repubblicana del ministro dell'Interno a Castelvetrano. È un segnale importante della presenza forte dello Stato e delle istituzioni in un momento drammaticamente così complesso. Ho il dovere di ringraziare il ministro onorevole Angelino Alfano per la sensibilità che ha avuto e per il segnale importante che oggi darà la nostra città, che è quello della riapertura del primo Ipersisa del nuovo centro, del nuovo corso della Gruppo 6 GDO. Accanto a me il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, una visita importante quella di oggi, il ministro degli interni Alfano. Cosa ci si aspetta da un incontro come quello di oggi? L'incontro con i rappresentanti delle istituzioni è sempre un incontro positivo, perché consente quel dialogo diretto al di là dei momenti formali in cui ci si possono scambiare impressioni e anche offrire considerazioni e pareri in vista della soluzione di problemi, e noi ne abbiamo tanti, e non solo relativi alla malavita organizzata, come purtroppo su Castelvetrano molti insistono, ma anche problemi che riguardano il nostro Mediterraneo. Cosa ci aspettiamo? Che questa linea, per la quale sembra che sia avviata a soluzione la vicenda dei lavoratori messi in mobilità a seguito della vicenda del gruppo 6 GDO, pare che stiano rientrando nei ranghi lavorativi, e quindi lo sforzo collegato di istituzioni e persone, l'interessamento della gente pare che stia ottenendo i suoi risultati. Ecco, la visita del ministro, speriamo che sia un segno di vicinanza tra la popolazione e le istituzioni per un miglioramento della qualità delle istituzioni stesse e della vita sociale. La prova, grande prova dello Stato che è riuscito a dimostrare di sottrarre un bene alla mafia. Questo grande impegno che ci dice dell'altro tesoro dello Stato, 3 miliardi e mezzo giacenti nel fondo? Noi abbiamo un grande patrimonio che è sottratto alla criminalità organizzata e che dobbiamo impiegare contro la criminalità organizzata, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata attraverso la destinazione di questi soldi al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia. Noi abbiamo dato già nella legge finanziaria per quest'anno la totalità delle risorse in capo al Ministero dell'Interno sono state date a favore della polizia, ma non degli alti papaveri delle gerarchie, ma sono state date ai poliziotti che lavorano in trincea. Però su 3 miliardi e mezzo. È un tema molto importante questo, perché alcuni dei provvedimenti non sono definitivi, e allora i soldi che non sono stati ancora acquisiti definitivamente al patrimonio dello Stato non possono essere devoluti, perché se poi la magistratura decide che non rientrano nel patrimonio dello Stato, poi dovrebbero essere restituiti. E noi abbiamo fin qui raggiunto un enorme risultato, perché oltre 10.000 immobili sono stati destinati e oltre 1.700 sono stati acquisiti, e oltre 1.700 aziende. Quanti pensi quanti immobili potrebbe ristrutturare? Noi abbiamo aggredito la mafia dal punto di vista patrimoniale, abbiamo centrato il grande obiettivo della cattura dei principali latitanti, e adesso si punta su Matteo Messina Denaro, perché questo è l'obiettivo, catturare Matteo Messina Denaro, e abbiamo altresì mandato al carcere duro i più grandi latitanti che oggi sono in carcere. Grazie. E oggi noi restituiamo a questa comunità un bene tornato nel campo della legalità. Era nel campo della illegalità e adesso è nel campo della legge. È uno straordinario risultato, soprattutto se si considera che questo bene potrà essere fruito da tanti cittadini di questa zona grazie al lavoro dei lavoratori che ci lavoravano di già. A quando grazie. La cattura di denaro? E al più presto, io mi auguro. Durante l'inaugurazione del supermercato qui a Castelvetrano abbiamo assistito fuori all'arrivo di Alfano a delle proteste, cori di proteste contro cosa?
Contro il sistema, Alfano fa parte del sistema che sta portando le famiglie siciliane e italiane alla fame, alla miseria e sta consentendo l'invasione della nostra terra Sicilia. Lui è siciliano e sta permettendo di sbarche enormi, le difficoltà che hanno le famiglie devono vivere questa situazione. Il popolo siciliano ormai è all'estremità, siamo qui padri di famiglia, bambini a protestare il disagio realmente che abbiamo le famiglie. Molti siciliani non sono venuti, che dormono, ma la maggior parte vive una situazione molto grave. Siamo in una situazione veramente tremenda e siamo qui per venire a protestare. Facciamo sentire che non ce la fa, la gente non ce la fa più. Siamo veramente alla fame, abbiamo difficoltà ad andare avanti, a mantenere le nostre famiglie. Siamo qua venuti a contestare, neanche ci possiamo avvicinare perché è protetto come un dio. Siamo in una dittatura, soltanto per dirci due parole stava succedendo la fine del mondo. Ora io dico a tutti gli siciliani, a tutti gli italiani, è il momento veramente che ci dobbiamo svegliare, non possiamo più stare a morire così, ci stanno distruggendo, svegliamoci! Oggi ho visto le bandiere siciliane brandite appunto da voi che stavate protestando contro l'arrivo di Alfano, anche per far capire che qui si vive un disagio si va verso la disoccupazione sempre più grave, si va verso la fame. Si va verso il nulla, il disastro, perché ci sono un sacco di disoccupati, ma soprattutto chi ha un'azienda rischia o la chiusura o il fallimento che le banche ci togliono tutte. Il 13 ottobre si ritornerà nelle piazze come l'anno scorso, tu parlavi dell'assenza degli ospedali. Sì, perché in Sicilia sono più gli ospedali che chiudono che non quelli che aprono, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di ospedali più attrezzati, più competenti e più attenti a questa situazione. E non voglio che un giorno si esce a dire che c'è l'Ebola quando ormai è troppo tardi. Io non voglio essere maligno, però c'è o non c'è, intanto siamo premurosi, a noi insegniamo da a scuola prevenire è meglio che curare, ma qui si fa il contrario, anziché aggiungere servizi vengono tolti. Non dobbiamo aspettare di morire tutti per capirlo, insomma, se chiedo la medicina e tu mi aumenti il prezzo, allora non sei un buon Il 13 ottobre ricomincerà in Italia, in tutta Italia, la stagione degli scioperi, voi sarete tutti presenti? Io sarò presente l'11, il 12 e spero anche il 13, unirmi anche a voi, a loro a Roma. Guardi, noi avremmo chiesto di poter colloquiare con il ministro Alfano, il ministro dell'interno della Repubblica Italiana, che è una Repubblica Italiana non è più. Noi non ci sentiamo rappresentati dal ministro Alfano, perché penso che un ministro, prima di fare la visita istituzionale, in un preciso periodo che l'Italia attraversa e la Sicilia soprattutto, debba prima di tutto confrontarsi con la cittadinanza. Quando un ministro arriva scortato da 10 macchine, ciò significa che non rappresenta i cittadini, rappresenta se stesso. Alfano è venuto oggi ad inaugurare un supermercato, si dice per il gruppo 6 GDO, ma non è così. Alfano non ha nessun merito. E perché è venuto? Cara signora, lei sa benissimo che ci sono le passerelle politiche, a maggio ci sono state le europee, quindi hanno fatto un pochino di show, sono venuti tutti, il gruppo 6 GDO, oggi hanno trovato lavoro e siamo felici per loro, 40 lavoratori, non dimenticate che ve ne sono centinaia ancora che aspettano un posto di lavoro e vivono presidiando dove lavoravano, quindi la faccenda del gruppo 6 GDO non è risolta, non facciamoci prendere in giro, perché non è vero, non è vero. Alfano, oltretutto la nostra protesta è semplicemente per dire che noi siamo stanchi di non essere considerati cittadini italiani, perché noi non siamo più considerati cittadini, noi siamo venduti, noi siamo in balia di Mare Nostrum che costa un mare di soldi, noi siamo l'unica nazione che si fa invadere e li andiamo a prelevare, noi siamo quelli che se il cittadino ha bisogno di un centesimo per noi non ce n'è, mentre lucrano tutte le coppe. O lei forse vuol farmi capire che tutto questo è umanità? Non ci credo, non provi a convincermi perché non è vero. Lei brandisce la bandiera siciliana, cosa rappresenta per lei questa bandiera? Siciliana, per me la Sicilia è la mia terra, la terra che ci hanno tolto. Guardi, glielo dico davanti alle istituzioni. Alfano è la vergogna della Sicilia, la Sicilia onesta lo ripudia. Grazie.